Non c'è sito di informazione o pagina di giornale questa mattina che non metta al centro Facebook e il suo fondatore, con titoli che vanno dall'euforia per il gigante che traballa all'allarme per uno tsunami sulle nostre vite, che però già da tempo sono digitali. Facebook è l'album di famiglia del terzo millennio e tutto ciò che lo riguarda, come quest'ultima vicenda di una società che raccoglieva i suoi dati a fini di marketing elettorale, riguarda ognuno di noi, anche chi su Facebook non ci sta. In effetti la creatura di Zuckerberg è un gigante, come Amazon, Google, Apple, Microsoft, troppo grande per fallire, come si diceva qualche tempo fa degli stati in crisi, e, viene da aggiungere, troppo grande per essere regolato se non da se stesso, con contratti d'uso che a quanto pare nessuno legge mai, per distrazione, pigrizia o invece per consapevolezza. Io ti do la mia identità, tu me la metti in rete. Solo che questa merce, l'identità, fa gola a molti, come dimostra il caso Cambridge Analytica. Lo scandalo dell'anno e potrebbe essere anche quello del secolo. Più che un furto, finalmente abbiamo la constatazione che il sistema dominante di business non è più soltanto al servizio di interessi commerciali, ma rischia di alterare concetti importanti come quello della sovranità, del territorio e purtroppo anche della libera competizione democratica. Fortunatamente il 25 maggio entrerà in piena applicazione la nuova disciplina europea sulla protezione dei dati personali, ciò che è accaduto è già in violazione di leggi vigenti, ma quelle che si affacciano fra qualche settimana saranno senz'altro più efficaci. In effetti gli stati e le unioni ci provano a limare le unghie dei nuovi monopolisti, ma tutti sappiamo o anche solo intuiamo che la partita vera non si gioca sul rispetto di regole pure necessarie, ma sul significato da dare a questo trasloco epocale da un mondo all'altro. Questa migrazione da cui nessuno è escluso.